sabato. Lui è il sindaco. Piccitto! Buonasera a tutti, sono Federico Piccitto, ho 37 anni. Sono ingegnere elettronico, lavoro a Ragusa in una multinazionale e sono il candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle per Ragusa. C'è molto da fare in questa città, una città che vive da un anno il commissariamento, un commissariamento che la città ha subito per le mire personali dell'ex sindaco Di Pasquale, il quale dopo un anno di legislatura, quando i cittadini avevano dato loro la fiducia, ha preferito andare a Palermo su lidi più tranquilli quando la crisi cominciava a farsi sentire anche a Ragusa e ha tradito quello che era il mandato che i ragusani gli avevano dato e aveva spergiurato e giurato che sarebbe rimasto. Oggi lo stesso Di Pasquale si presenta a tutti noi con Cosentini, con la sua, col suo prolungamento, e ha creato questo guazzabuglio elettorale dove l'unico obiettivo che hanno è quello di mantenere le poltrone, i posti di potere, l'organizzazione che c'è a Ragusa. E questa sete, e questa sera sete di potere e di poltrone ha coinvolto addirittura anche quelli che erano all'opposizione, gli ex nemici che oggi si siedono insieme a loro. E mi riferisco al PD, che era il primo partito di opposizione e adesso ha preferito fare l'inciuccio dato che non ha più nessun tipo di latitudine da Roma in giù. Bene, questa è la situazione che abbiamo a Ragusa. Non abbiamo alternative a Ragusa, abbiamo un fronte che varia, abbiamo la possibilità di poter scegliere nuovamente loro che sono l'origine dei nostri mali, che hanno comportato la crisi idrica, problemi sui quali non hanno fatto nulla in passato. I ragusani hanno pagato la crisi idrica, non loro che la sapevano da due anni, conoscevano benissimo le cause delle falde acquifere, non hanno fatto nulla per migliorare i livelli di raccolta differenziata e oggi la nostra discarica si riempirà e ad agosto saremo costretti a conferire rifiuti fuori dalla provincia con un aggravio di costo per le nostre tasse. Ancora una volta i cittadini dovranno pagare questo. Oggi loro stessi si ripresentano nelle nostre piazze, fanno il gazebo, il PD li fa separato perché loro sono all'opposizione, ma fanno il gazebo insieme e ci copiano i programmi elettorali, sono per l'innovazione, sono per la green economy, sono per il recupero del centro storico che loro hanno svuotato con la politica assurda di andare a allargare la città e spostarla con abitazioni per 170.000 abitanti quando siamo ancora 70.000 e non cresciamo. Qual è l'alternativa che c'è oggi a Ragusa? Antoci, paracadutato dall'alto da persone che nulla hanno a che fare con Ragusa, con un modicano e un altro che è tornato a Ragusa arrogante dopo che è stato eletto in Campania perché qui non avrebbe preso nemmeno un voto. Mafioso! Noi non le vogliamo più le foglie di fico, siamo stanchi del buon governo, della tranquillità, siamo stanchi, Ragusa ha bisogno di uno scossone, noi lo scossone lo possiamo dare. Siamo qui, siamo motivati, siamo un gruppo unito che lavora da mesi, siamo cittadini come voi, abbiamo solamente scelto di aderire con tutto noi stessi al progetto di Beppe, al progetto che è di ognuno di noi, che è quello di riappropriarci delle nostre istituzioni. Abbiamo moltissimi progetti per Ragusa, abbiamo voglia di riportare Ragusa ai ragusani, abbiamo voglia di recuperare il centro storico, la vallata Santa Domenica, vogliamo recuperare il turismo sulla quale in questo periodo non si è fatto nessun tipo di attività a lungo termine. Siamo qui a Maiorca di Ragusa che è un'incompiuta ancora dal punto di vista turistico, così come lo è Ibla, così come lo è tutti gli altri centri sui quali non hanno fatto assolutamente nulla e nessun tipo di pianificazione. Bene, oggi potete scegliere, oggi avete l'alternativa rispetto al passato, oggi potete scegliere se volete essere con noi presenti, se volete che il comune, la città ritorni nelle vostre mani. Noi la rivoluzione l'abbiamo già iniziata, ci stiamo credendo, l'abbiamo già fatta come lista presentando gli assessori, scegliendoli per curriculum, non l'ha fatto nessuno, è stata la prima volta che a Ragusa si è fatta questa cosa, scegliere gli assessori per quello che sono, non delle poltrone da assegnare, ma dei tecnici che devono assistere e aiutare il sindaco nell'amministrazione di una città. Bravo.
e li conoscete, li potete vedere il loro curriculum online. Abbiamo invitato la città a partecipare. Loro sono ancora lì a organizzarsi, a capire quali saranno le posizioni che potranno liberarsi sulla base dei voti. E quello è l'unica cosa che capiscono, i voti e le posizioni. Bene, con noi tornerà la competenza, l'onestà, la trasparenza. Noi vogliamo la vostra partecipazione, vogliamo riportarvi nel comune, vogliamo rendervi partecipi, vogliamo che le persone, soprattutto quelle che sono più stanche della politica, che non ci sono più che si sono allontanate dal comune perché lo vedono come una casa lontana, perché lo vedono come un posto dove ci sono solamente i giudici, vogliamo che quelle persone che sono la più grande risorsa che Ragusa ha ritornino nel comune, ritornino nella casa che deve essere la casa di tutti i ragusani e non degli amici, degli amministratori o degli altri. Vai Federico! Vai! Vi dico solo questo, vero? Bene, se dentro di voi la fiducia, la speranza che qualcosa possa ancora cambiare in questa città, che tutto quello che loro vi promettono e che è simile ai programmi del Movimento 5 Stelle, l'innovazione, i fondi europei, il recupero degli edifici, l'efficienza energetica, se voi ritenete che loro abbiano la vostra fiducia e che con loro potete fare queste cose, votateli. Ma ripeto, noi abbiamo la credibilità oggi di poter rappresentare la vera novità e la vera alternativa di questa città. Non c'è più spazio per gli ingiugi, non c'è più spazio per i voti, per i veti incrociati, non c'è più spazio per la mancanza di meritocrazia. Noi abbiamo bisogno che Ragusa riparta e riparta su basi nuove. E allora per questo io vi chiedo, se voi avete ancora la fiducia, la speranza che qualcosa in questa città possa cambiare veramente, non a parole, se voi pensate che dentro di voi Ragusa debba tornare a un posto che possa dare a tutti possibilità di lavoro e possibilità di realizzazione personale, dovete fare solamente una cosa: dovete sottoscrivere con noi un contratto, un impegno, e dovete andare il giorno 9 e 10 a sostenere il Movimento 5 Stelle e la nostra candidatura, e vi assicuro che dal resto sarà una nuova Ragusa sicuramente.